Tempeste è il titolo della quarta edizione di Napoli Città Libro, Salone del Libro e dell'Editoria, che si terrà negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli dal 13 al 16 aprile prossimi. L'edizione di quest'anno è dedicata a Piero Angela in collaborazione con Rai Teche. È organizzata dall'Associazione Liberarte con il contributo del CEPEL, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, il sostegno di Intesa San Paolo, il patrocinio di Rai Campania, Camera di Commercio di Napoli e Comune di Napoli e la Media Partnership della Rai. All'incontro con la stampa hanno partecipato gli editori Alessandro Polidori e Rosario Bianco. Ci crediamo, siamo stati diciamo avvicinati, contattati e comunque abbiamo realizzato insieme a 100 editori questa bellissima iniziativa che trova spazio per un futuro bello, radioso, solare. Abbiamo lavorato in questi mesi a tantissimi progetti e ieri fortunatamente è arrivata, diciamo, la ratifica del gemellaggio con la Fiera Internazionale di Cali in Colombia. È la prima fiera internazionale che parte dal libro, ma la prima che è neuroincludente, quindi diciamo delle tematiche importanti, un'attenzione al sociale, alle comunità, ai luoghi, ai pensieri, che sono proprio del nostro tema, le tempeste, quindi davvero una notizia straordinaria. 150 eventi, 100 editori, 30 laboratori ed eventi per ragazzi e ragazze, Napoli Città Libro Educational. Tra gli autori più attesi Maurizio De Giovanni, autore del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzo Falcone, e Gabriella Genisi, autrice di Lolita lo Bosco, una sorta di derby tra autori, ma anche Monica Acito, Miriam Candurro e Piera Carlo Magno. Tanti gli interventi in programma con focus sui linguaggi, sui 60 anni della Rai di Napoli, ancora la comunicazione con il cibo, con Napoli Città Libro Educational e i suoi 5 laboratori esperienziali. L'intera sezione del salone è dedicata ai ragazzi e alle ragazze.